Caratteriale del dogo è un parliamo del cane. Il cane è un cane tipicamente un molosoide con delle caratteristiche di tenacia, di, di tempra, di aggressività che sono insite nella razza. Per cui chi prende un dogo pensando di mettersi in casa un, un chihuahua sbaglia di grosso. Però quando io dico eh, la gente si spaventa quando io parlo di aggressività, ma l'aggressività è nel DNA di un cane. Cioè in natura con l'aggressività il cane si accoppia, mangia, si riproduce. Parliamo piuttosto di eh, aggressività sconsiderata o di aggressività eh, equilibrata. La differenza sta, sta praticamente solamente in questo: per cui un cane. Con un'aggressività squilibrata morsicherà sempre tutti e comunque senza badare a nessuno. Un cane equilibrato con un'aggressività equilibrata valuta e, e questa è la differenza che c'è fra una, una buona selezione e una cattiva selezione. La differenza è questa. Hai parlato di, di buona selezione, tante volte abbiamo visto il dogo sulle prime pagine per aggressività pensi che centri una cattiva selezione assolutamente sì cioè se noi andiamo comunque a selezionare dei soggetti dove c'è una uh, nel padre nella madre nello stallone nella fatrice c'è già una un'alta un'alta um, un aggressività un'alta predazione e li mettiamo insieme cioè non potremo pretendere che i cuccioli che nascono siano mansueti come agnellini eh, rispecchieranno le caratteristiche dei genitori eh, oltre a questo mh, vorrei fare un inciso io non lascerei solo un bambino neanche con un chihuahua perché comunque un colpo di zampo un colpo di coda eh, a un bambino fa sempre male però si ritorna al discorso che facevo prima un dogo correttamente se selezionato, correttamente socializzato mh, è un, un guardiano formidabile per un bambino, cioè non lo vedrà mai come una preda. Molti vedono il dogo come un cane quindi pericoloso, l'abbiamo detto più volte, non è così. Come si ha un buon cane da compagnia? Un buon cane, allora partiamo da questo presupposto, il dog argentino non sarà mai un cane da giardinetto, ok? Per cui bisogna sempre avere molta attenzione su, sul cane che si ha eh, al guinzaglio. Poi eh, si porta a casa il cucciolo, lo si fa socializzare con tutto e con tutti, stando attento che non abbia eh, esperienze negative, perché comunque l'esperienza negativa, e per esperienza negativa parlo di un morso, o di una sottomissione violenta da parte di un altro cane, resta impressa nella mente del cucciolo, per cui eh, in futuro si avranno degli atteggiamenti aggressivi nei confronti dei cani che hanno avuto eh, questo tipo di esperienza con lui. Però la socializzazione è alla base di tutto: la socializzazione è a base di un cane equilibrato, la socializzazione è, un cane, eh, è alla base di un cane che sa gestire le proprie emozioni e le proprie esperienze. Poi dopo è chiaro che una volta eh, che si entra nella fase dello sviluppo, per cui noi diciamo intorno a 8, 9, 10 mesi, sarà il cane che ti indica, guarda con quello lì vado d'accordo, con quell'altro no. Per cui noi interveniamo. Cioè interveniamo in quel momento lì in modo proprio da evitare esperienze negative nei confronti del cucciolo. Per cui secondo me chi si porta a casa un dog argentino si deve mettere in testa che non è un cane che tu ti puoi dimenticare in giardino. Questo assolutamente no. Sicuramente una parte molto importante è quella di essere un buon punto di riferimento per il nostro cane. Ti è capitato più volte che cani appunto come dicevi tu dai 10 mesi ai 18 mesi in cui magari si attraversa la fase più critica, questi cani vengono spesso eh, ceduti a terzi perché la famiglia non è più in grado di gestirla perché iniziano i primi problemi. In realtà buone regole fin da quando si porta a casa questo batuffolino di pochi chili sono fondamentali. Assolutamente, le regole fanno comunque il vivere civile, ma non soltanto con uomini e cani, ma anche fra uomo e uomo. Cioè, Se non ci fossero le regole sarebbe l'anarchia più assoluta. Però quello che dico io è questo, cioè, noi tendiamo a fare una buona selezione sui cani, ma tendiamo a fare un'altrettanto buona selezione sui padroni. cioè, Noi i nostri cani non li diamo a tutti. Cioè, tendiamo a inserirli nel contesto di una famiglia dove c'è un padre, una madre, magari ci sono degli altri bambini o ci sono anche degli altri animali. Tendiamo a non dare un maschio dove in famiglia c'è già un altro cane maschio. Cioè, insomma, io non faccio fatica, io faccio delle, delle battaglie continue. Faccio fatica a spiegare, ma secondo me sono delle regole banali per il buon vivere. Forse, non, forse la gente non mi capisce, forse non riesco a spiegarmi bene io. Però eh, cosa, cosa, cosa posso dire? Per me non è il cane cattivo, non c'è un cane cattivo. Ci sono dei cani che sono selezionati male, educati male. Eh, ti faccio se mi permetti ti faccio l'esempio che ti ho fatto anche poc'anzi, eh, spesso mi capita di ricevere delle telefonate. Eh, ho un cane e non riesco più a gestirlo. Tempo fa mi chiama una ragazza e mi fa ho una cucciola, sei mesi. Mi siedo sul divano, la cucciola sale sul divano, si siede accanto a me e quando si siede accanto a me il mio fidanzato, la, cu la cucciola, perché sei mesi è una cucciola, tende a morderlo e comunque lo vuole scacciare. Questa è una gestione di un cucciolo di dog argentino assolutamente sbagliata. Cioè, un cane non si può permettere di scegliere chi si siede sul divano accanto al padrone o chi non si può sedere sul divano. Io gli ho detto, scusami, ma il tuo allevatore che cosa ti ha detto? Che è un, uh, un comportamento assolutamente corretto perché lei difende il territorio. Difende il territorio. Ma una cucciola di sei, di sei mesi non si può permettere di difendere il territorio. Perché se no, quando questa cucciola ha due anni e eh, il territorio capisce che è il territorio suo, mette in discussione anche la tua di leadership. Per cui assolutamente no. Però insomma questi sono gli allevatori che ci sono in giro, io la penso in una maniera diversa. Per quanto riguarda la salute, ancora troppi esami non vengono fatti su questi cani, cosa ne pensi? Penso che eh, in Italia come in molta parte del mondo l'importante è la bellezza. Non è importante la, la salute, ma la bellezza. Il cane è bello lo faccio riprodurre, poi ci ritroviamo dei giganti con i piedi d'argilla, perché magari a dieci mesi ti muoiono di infarto, perché magari eh, a 8-9 otto, otto, anni ti, ti vengono altre patologie, o se no fanno riprodurre cani che sono sordi. Ecco, mh, faccio una precisazione su questo. Sordo è anche il cane monolaterale, per cui eh, diciamo udente solo da, da, da un orecchio. Ed è questo è un grosso problema, perché comunque il gene della sordità è anche in questo cane. Tempo fa avevo fatto una, una lettera all'associazione all Dog Argentino in... in in Argentina appunto, dicendo scusate vi posso titolare il mio cane se, è, eh, se ci sente solo da un orecchio, se è sordo, avevo detto ci po posso titolare il mio cane se è sordo, loro ho detto no assolutamente, ma se è monolaterale ci sente solo da un orecchio, no assolutamente, è eh, un cane è comunque considerato sordo, ho detto ma scusate se voi non fate fare i test come lo riconoscete un cane che ci sente da un orecchio solo o da un cane che ci sente da tutte e due le orecchie, Ah, beh, se il giudice non se ne accorge, allora ah, sì, dipende tutto dal da cane, da quella, dalla persona che porta il cane in esposizione. Ah, gli ho detto, ho capito. Queste sono le direttive che date voi. Lasciamo perdere. Quindi, quali sono gli esami che noi dobbiamo chiedere all'allevatore di un dog argentino quando decidiamo di portare a casa un cucciolo? Due. Due, la sordità, per cui il test di bar e l'ecocardio Doppler, perché comunque il dog argentino ha come patologia le patologie cardiache, per cui non tanti, due test, test di bar e l'ecocardio Doppler. Non penso che siano dei, delle, degli esami particolarmente invasivi o particolarmente costosi. Poi un'altra considerazione c'è da fare sulla displasia, la displasia dell'anca. Ma se, come cerchiamo di fare noi, un, allevatore, un allevamento ha dei riproduttori selezionati, vuol dire che comunque sia lo stallone che la fatrice hanno diciamo, il grado di displasia entro i termini stabiliti dal club di razza, per cui è possibile riprodurre. Ecco, hai parlato di club di razza. Il club di razza deve tutelare ovviamente la razza. Questi test sono obbligatori per il club? No, non c'è niente di obbligatorio, eh, sono semplicemente consigliati, però... Eh, perché? Perché probabilmente il club ha nel, in mente di tutelare qualcos'altro e non il benessere della razza, eh, se no probabilmente renderebbe obbligatori questi, questi test, consigliandoli eh, in maniera quasi... Eh, quasi, anche, quasi cattiva, eh, dicendo non puoi partecipare, non puoi riprodurre se non hai questi test, non puoi fare questo se non hai questo test secondo me nello statuto c'è scritto proprio tutela della razza dog argentino mm, ci vedo veramente poca tutela in questa razza veramente ah, molto poca potrebbe capitare che quando acquistiamo un cucciolo questo cucciolo sia malato se noi non abbiamo questi testi in mano assolutamente sì, spesso, spesso capita eh, a noi è capitato, persone che comunque vengono da noi il cane, eh, il cane sordo, otto mesi il cane sordo eh, cosa faccio, cosa non faccio e dopo diventa difficile però con una, un cane che tu hai tenuto già 7, 8, se sei una persona eh, fra virgolette normale tieni un cane per 8 mesi stabilisci un rapporto con questo cane poi cosa fai? lo dai via? sei sordo? Eh, lo tieni con te tutta la vita ma tu quel cane lì l'hai pagato come un cane buono eh, non lo so non so veramente cosa fare la, io ripeto noi cerchiamo di fare tanto, ma perché? perché loro ci danno tanto ed è comunque giusto che noi facciamo altrettanto per loro. Il benessere dei nostri cani per noi è alla base di tutto. Purtroppo mh, i fatti sono ben diversi perché chi decide di acquistare un cane di razza, ovviamente non tutti per fortuna, eh, aprono una pagina di internet sugli annunci e cercano ovviamente il cane al prezzo più basso. Questo ovviamente non aiuta la razza, non tutela il cane e va a favore di chi, come dicevamo prima, ancora non fa questi esami. Assolutamente sì, però il problema è sempre questo. Cioè anche noi ci chiama la gente e dice ah, ma lo trovo su internet a 200 euro. Io non obbligo nessuno a venire da noi. Cioè, è un discorso brutto da, da farsi, però... Se io ho, eh, faccio un esempio eh, che esula dal, dal campo cinofilo, se io ho 10.000 euro e voglio comprarmi una macchina, non entro in una concessionaria della Ferrari, mi avvicinerò a un'altra macchina che costa 10.000 euro. Il problema è questo, se io ho 200 euro in tasca, è inutile che chiami un allevamento, mi eh, avvicinerò a quelli che eh, mettono le inserzioni su... Sui siti di annunci, ma consapevole di quello che poi mi metto in casa. Il fatto che molta gente pensa di andare su questi siti di annunci e farla fare, l'affare non si fa. cioè, se tu vuoi un prodotto d'eccellenza, devi pagarlo un prezzo d'eccellenza, non c'è alternativa. Anche perché ripeto, eh, creare un cucciolo ha dei costi assolutamente eh, notevoli. Fare un cucciolo sano ha dei costi veramente notevoli. Secondo te l'Italia come è eh, posizionata nella selezione di queste montagne? Selezione penso che sia. Uh, fino a poco tempo fa eravamo subito dopo l'Argentina. Adesso probabilmente ci stanno passando davanti i russi. Perché comunque è comunque sempre così: cioè dove c'è la maggior parte. Di, dove ci sono i, le possibilità maggiori, anche, anche i cinesi. Anche i cinesi. Dove ci sono le possibilità economiche maggiori, lì vanno i cani. Cioè, noi abbiamo, visto, abbiamo avuto degli esempi di, di dog argentino eh, titolati, eh, dopo una settimana uno è stato venduto in, in Turchia per 10.000 euro, l'altro è stato venduto in Cina per 30.000 euro. Cioè, è un business. C'era un bellissimo articolo su, su un quotidiano dove proprio si diceva che... Eh, ci sono certi personaggi che gravitano nel, uh, nel, nell'ambito delle esposizioni cinofile che eh, tendono anche pur mm, arrivando a accordi anche sotto banco a titolare questi cani per poi venderli nei paesi dove c'è la maggior richiesta. C'era proprio un'inchiesta della magistratura. Ci sono purtroppo tanti cani di razza nei canili e non solo, ma anche tanti dogo. Spieghiamo perché un dogo è per sempre e soprattutto quali sono, come posso dire, sia i pro e i contro di questa razza, perché giustamente eh, bisogna fare eh, educazione a chi ci segue da casa, non perché si vede un animale in tele che ci si innamora per la bellezza, la simpatia che noi vediamo attraverso una televisione, noi per forza dobbiamo portarcelo a casa. Assolutamente, c'è il, il detto che il, il dogo non è un cane per tutti, no, io uh, vorrei far un, dire un'altra frase, eh, ci sono delle persone che non hanno, eh, no, non hanno la benché minima idea di che cosa voglia dire avere un cane, per cui non tutte le persone possono avere un cane, ma non che sia dogo, che sia Rottweiler, che sia Doberman, cioè, perché comunque non... Purtroppo non, non, hanno, non hanno quella, quella cultura, quella, quella, quello spessore cinofilo che ti permette di gestire un cane. Ehm, allora è chiaro che vieni in alle, vai in allevamento, eh, vedi un batuffolo di pelo bianco che ti corre incontro, ti salta addosso, ti lecca dalla testa ai piedi: come fai a non portarlo a casa? E, ma la gente deve avere ben, ben in testa che quel batuffolo di pelo bianco lì dopo un anno e mezzo diventa 50 kg. La gente che viene da noi dice ah ho 3.000 metri di giardino, noi non ci interessa il giardino metri o 2.000. Noi chiediamo quanto tempo hai da dedicare al cane. Perché è quello l'importante. Cioè il dogo non è che lo puoi piantare là in mezzo a un prato e dire arrangiati c'è il dogo ce l'hai sempre in mezzo ai piedi, ce l'hai sempre eh, lì che ti, ti guarda con gli occhi come per dire dai, facciamo, andiamo, giochiamo. Per cui la gente che va in allevamento e prende un dogo eh, o prende un cane. Cioè adesso non, deve avere ben conscio che. Quel cane lì è per tutta la vita, non è un gioco, non è un regalo da fare ai figli, non è un regalo da fare a Natale, diventa un membro a tutti gli effetti della famiglia. Quando sta male, va curato, quando c'è la possibilità di farlo divertire, sfogare in tutte le maniere possibili e immaginabili, bisogna farlo. Per cui questa cosa secondo me è fondamentale. Prima di visitare qualsiasi allevamento, prima di mettersi in testa di prendere un cane, bisogna avere ben chiaro in testa che il cane è per sempre. So che il dogo è nel tuo cuore da, da diversi anni, in conclusione, chi è per te il dogo argentino? <ride> La vita. C'è qualcosa che ti porti nel cuore di questi cani che ti. Tutto. che ti ha cambiato. Tutto. Sono la mia vita, cioè. Eh, non potrei. Sono l'ultimo pensiero della giornata e il primo del mattino, cioè. Hai visto, io esco dall'ufficio. Dopo tre minuti sono a casa e sono già vestito da, da cani, cioè, perché Perché non vedo l'ora di, di, di mettermi con loro? Cioè, non potrei mai pensare di, di chiuderli in un bocco, lasciarli là non andarli mai a vedere. Cioè, io ho 30 cani, ho l'ansia perché oggi, dici, oggi mi dedico a questi, domani mi dedico a quelli là. Cioè, io tutti i giorni li devo vedere tutti, devo dedicare almeno mezz'ora. Del mio tempo a stare con loro, a fargli le coccole, a giocare, perché? Perché sento che loro ne hanno la necessità. Per cui, cos'è? La vita.